Bella a tutti ragazzi, sono Sergio e benvenuti sul mio canale. Terzo episodio di pronostici ragazzi delle tre amichevoli dell'Italia. Come già vi ho anticipato ampiamente nei video precedenti, sono tornato a vestire la maglietta ragazzi, una maglietta della mia collezione. Stavolta porto la stagione 2011-2012 ragazzi, lo scudetto ancora sul petto del Milan prima che iniziasse la serie di vittorie della Juventus. Andiamo a costruirci, come sempre, la nostra formazione che affronterà l'Olanda con Perin e tre pali. Facciamo la stessa formazione, ragazzi, della partita con la Francia. Il link è qua sopra. Ogbon, Bonucci, Rugani. A destra, Bernardeschi. Con Bonaventura, Verratti e Jorginho, sinistra Insigne e poi Belotti con Immobile. Come sempre, l'altra volta lasciamo fuori Buffon, lasciamo fuori Chiellini, portiamo Zappa Costa. Stessa formazione appunto della partita con la Francia. Andiamo a sistemare lo stadio ragazzi, che si giocherà allo Juventus Stadium o Allianz Stadium, come lo volete chiamare voi, e quindi sarà anche una partita diciamo un po' più realistica rispetto alle altri due pronostici, dove abbiamo dovuto cercare tanti simili ma non proprio uguali. Tanto vi dico che vi ho parlato dei pronostici delle finali dei playoff di Serie B, così sarà, però hanno spostato le date di 5 giorni, mi sembra, e quindi sarà un po' un casino, però riuscirò sicuramente a portarvi gli episodi di andata e di ritorno delle finali di playoff di Serie B. Ecco qua ragazzi, Juventus Stadium o Allianz Stadium, come volete chiamarlo voi. Protagonista del match di oggi, queste due nazionali, Stefano, scendere in campo. Capitano Leonardo Bonucci. Il proprio paese regala sempre stimoli ed emozioni incredibili. Giocare in nazionale è il massimo traguardo al quale può ambire ogni calciatore. Capisco i timori dei club che rischiano di vedere infortunarsi alcuni dei loro giocatori migliori. È già capitato. Ma quando molto più realistica qua, ragazzi, paese, situazione. Passa tutto in secondo piano. Ecco qua il capitano Leonardo Bonucci, capitano sia dell'Italia che del Milan. Belotti, Immobile, Insigne. Questo tanto era l'inno dell'Italia e il sogno della Francia, ragazzi. Van Dijk, capitano mostruoso, ragazzi. I miei difensori preferiti insieme a Bonucci. Con l'Allianz Stadium, la società bianconera ha dimostrato che anche in Italia è possibile avere stadi di proprietà. Ecco qui, Ogbon ragazzi, diciamo, è l'unico molto bello, funzionale, e soprattutto è molto extra questo è un impianto non troppo che ci concediamo rispetto ai convocati di Mancini, che ci invidiano anche all'estero. Però meglio così che giocare con Chiellini, che è infortunato e appunto salterà questo raduno. Per i Rugani, Bonucci, Buona, Verratti, Bernardeschi, Bonaventura, Jorginho, Insigne, Immobile, Belotti, come già anticipato prima. E adesso vedremo anche la formazione dell'Olanda con calma. Silesen, Tete, De Ligt, De Vrij, Van Dijk, Vilegna. Innanzitutto per difendersi. Sei d'accordo? Sulla carta sì. Però per Wijnaldum, Rabel e De Tei. Trasformando in un 3-5-2 decisamente più offensivo. De Ligt, De Ligt, potete chiamare. Non credo di aver lasciato fuori nessuno. Ecco ragazzi che si può partire. Italia, Olanda. Terzo pronostico. Buona partita. Wijnaldum. Wijnaldum, Wijnaldum. Attenzione a Wijnaldum. Destro, 1-0 per loro. Si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando. Bel gol di Wijnaldum, ragazzi. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico. Non l'ho marcato a dovere con Ogbon e
ci troviamo sotto, come tutte le partite che negli ultimi episodi siamo sempre sotto. A recuperare questa palla, Jorginho se li fa tutti. Jorginho la palla dentro per Immobile! No! C'è stata la deviazione provvidenziale. Mamma mia, raga. Palla messa in mezzo. Va dentro verso Sorbonna. Bernardeschi dentro! Si lesse, ragazzi. Jorginho fa dentro. E non la può sbagliare! 1-1! Meritatissima per come stanno giocando. 1-1, ragazzi. La sola squadra in campo finora. Perdere oggi sarebbe stato Bernardeschi. Difficile che si accontentino a questo punto. Vanno a vincere. Data bene, ragazzi. Ci abbiamo provato, abbiamo preso anche il palo. 1-1 di Bernardeschi, 24esimo minuto. Sempre, ragazzi, vado sotto e poi di solito riesco a pareggiare. Se lei dice così, diciamo, è stata l'eccezione che approva la regola. Buona la palla di Sorbonna per Bernardeschi. Qui, vabbè, l'abbraccio tra lui e quello, mi sembra Zappacosta. Vabbè, 1-1, ritorniamo all'equilibrata e vediamo di non prenderne altri. Prep, pallone che torna in possesso degli avversari. Pallone profondo, pericoloso. Wijnaldum. Torna Wijnaldum, ottimo intervento, scivolata di Sorbonna. E c'è calcio d'angolo per i Paesi Bassi, occhio che vanno dentro. Una rovesciata un po' topistica, cioè la rimessa laterale per noi. Insigne. La fa dentro verso Insigne, che non è tanto forte di testa. È il destro secco! Di Bonaventura, mi sembra. E si lesse, riesce a pararla. Palla dentro. Strozzata però. Quindi ancora Bonaventura. Bernardeschi per Bonaventura. Palla dentro. Immobile. Al cross. E c'era il gol di Bonaventura, ma fuori gioco. Purtroppo di Ciro Immobile. È perché l'ha presa Bonaventura. E trova fuori dal campo, era Immobile. Vabbè, ragazzi, 44 e 45, si andrà adesso a riposo. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Sul 1-1, sicuramente. Memphis. Pepei. Wijnaldum. Wijnaldum, questa palla profonda, mi ha preso un colpo. C'è la posizione di offside. Assolutamente offside. Insigne. E l'arbitro dice che può, il passaggio verso Belotti, ragazzi. Manda a riposo le due nazionali, 1-1. Stesso risultato Italia-Francia, Francia-Italia all'intervallo. 60% di possesso palla, noi 7 tiri a 2, ragazzi. Cioè, io questa è la cosa che proprio non capisco, FIFA, 7 tiri a 2, risultato di 1-1. Tutto pronto, comincia la seconda. Però vabbè. Continuiamo questo secondo tempo. Attenzione a palla dentro, bravissimo Perin, che sta facendo le politiche nazionali veramente ottime. Ancora Perin, palla dentro Perin una terza volta. Deve aver preso una brutta botta. C'è qualcuno a terra, speriamo non cadere di loro. Ah, mi auguro si tratti solo di una forte contusione. Vediamo chi entrerà. Ah sì, deve essere fatto male nello scontro con Perin. Gioco che riprende dopo l'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone. Esatto, Vrai, dall'altro giocatore che passerà all'Inter in estate. No! Ci ha voluto bene, ci ha voluto bene Wijnaldum, ragazzi. E c'è lo spazzamento di Leonardo Bonucci. E c'è Belotti che lancia Immobile, velocissimo. Van Dijk non lo può recuperare. Immobile, la palla dentro, si lessa in col pugno.
Oh, questa palla dentro, Perin, però c'è il fuorigioco. Forse troppa fretta. Ragazzi. Che sofferenza, che sofferenza. Signe. Provano gli azzurri. Dentro per Pelotti. Pelotti. Pelotti! Gallo! Pelotti! Ancora lui! Se vogliono portare a casa questa vittoria. Ormai il è fatto. Ancora lui, ragazzi! Ancora il gallo Pelotti! Con un filtrante! Da solo davanti il portiere! Come contro la Francia! Grande abilità di tiro come la sua! A chiudere! Per mettersi questa giocata! I conti! È stata dura, eh! È stata durissima! Però, ragazzi! L'abbiamo ribaltata un'altra volta. Adesso difesa a oltranza. Una doccia fredda per la squadra che l'ha subito. Beh, non se l'aspettavano, hanno pagato un momento di disattenzione che purtroppo gli costerà molto, molto caro. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente. C'è adesso l'attacco dell'Olanda, che prova al sinistro, la palla è fuori. E c'è il rinvio lungo di Perin. Io il rinvio corto non lo faccio più. La porta da lì. È mancata un pizzico di precisione. Finisce. Finisce qui, ragazzi, anche il terzo pronostico va a buon fine. 2-1. Secondo 2-1 consecutivo. Sì. E l'allenatore può essere anche seconda rimonta consecutiva. Diciamo dalla prima partita con campione che ho giocato, è stato l'episodio. Ecco il link qui su. È stato della squadra Adidas All Stars parte 2. Ci ha creduto fino all'ultimo. La sua tenacia è stata ripagata. Da quel momento lì col campione ho fatto una. Quella rimonta lì. Ho fatto la rimonta con Milan. Ho fatto la rimonta con Marsiglia. La rimonta con la Francia. La rimonta con l'Olanda, ragazzi. Questa è una bellissima cosa, per carità, ragazzi, però ci vuole anche un po' più di realismo. Tanto ti riporta 9-3 per noi, 11-6, 54% di possesso palla. La cosa ganza che fuori giochi a parte, 0-0 i falli. Noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima, che sarà il prossimo pronostico. Ragazzi, adesso mi prendo una pausa di pronostici e sarà sulla Serie B. Ciò non vuol dire che sarà un brutto episodio, ragazzi, sarà un episodio diverso. Grazie alla visione, iscrivetevi, lasciate like, sostenetemi e alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.